Bentrovati a tutti. Questo è il nuovo scialle realizzato con filato pavone di Filati Romance, che me lo ha gentilmente messo a disposizione per poter realizzare un capo a mio piacere. Io ovviamente sapete benissimo che adoro lavorare gli scialli. In questo caso, per dare maggior risalto al filato, che tra poco vi descriverò, ho scelto di realizzare questo modello che è semplicissimo ma d'effetto. Come potete notare, si vede benissimo dal gioco di colori, c'è una parte superiore che si apre ad ala ed è formata completamente da maglie alte. Poi si passa alla parte sottostante centrale, che è tutta lavorata a rete, è tutta aperta, vedete? Ho terminato lo scialle con un piccolissimo bordo, giusto proprio per non lasciarlo dritto dritto. Molto semplice, ma con un bel effetto a rilievo. Il filato utilizzato per questo nuovo progetto è il pavone di Miss Tricot. Guardate che meraviglia di morbidezza. È un filato multicolor, un gomitolo a 100 grammi di peso per 480 metri di lunghezza. La sua composizione è 58% acrilico, 42% lana. Come potete vedere dall'etichetta, si può scegliere tra diverse misure di ferri e di uncinetto. Si parte dal 2,5 arrivando anche al 5 per i ferri e dall'1 al 4 per l'uncinetto, e questo dipende poi dalla vostra mano e dal tipo di lavoro che intendete fare. La dimensione totale dello scialle finito compreso di bordino è di 180 centimetri circa per la parte superiore, mentre la parte centrale è di 63 centimetri. Ho utilizzato 140 grammi di filato. L'uncinetto che userò è un numero 5, più grande di quello consigliato sull'etichetta, perché voglio che sia il lavoro più morbido. Bene, possiamo iniziare il nostro scialle e partiamo con il tutorial. Iniziamo con 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Nella catenella iniziale lavoriamo 3 maglie alte. Una, due e tre. Una catenella e sempre nella stessa catenella iniziale facciamo 4 maglie alte. Questo è il nostro primo giro. 3 catenelle, 1, 2
e 3 e voltiamo per lavorare il secondo giro. Ora facciamo nello stesso punto da cui ci siamo sollevate con le catenelle, facciamo 2 maglie alte. Una catenella, saltiamo la maglia alta sottostante e facciamo una maglia alta in quella centrale. Di nuovo una catenella, saltiamo questa maglia alta che è l'ultima del gruppo e nella parte centrale nella catenella di divisione dei due gruppi di maglie alte lavoriamo 2 maglie alte, passate intorno alla catenella, quindi 1 2, una catenella e 2 maglie alte sempre nello stesso spazio della catenella sottostante, 1 e 2, facciamo una catenella e saltiamo la prima maglia alta che ci troviamo sul lavoro. Quindi questa la saltiamo, abbiamo fatto la nostra catenella, facciamo una maglia alta. Di nuovo una catenella e in testa all'ultima delle 3 catenelle lavoriamo 3 maglie alte tutte nello stesso punto. 1 2 e 3. Ecco il nostro secondo giro terminato. Ora lavoriamo 3 catenelle, 1 2 3, e voltiamo il lavoro per il nostro terzo giro. Facciamo 2 maglie alte nello stesso punto in cui abbiamo realizzato le catenelle, quindi 1 e 2. Ora facciamo subito nella maglia alta successiva una maglia alta. Ora una catenella e lavoriamo una maglia alta intorno alla catenella sottostante. Catenella, saltiamo la maglia alta e lavoriamo una nuova maglia alta intorno alla catenella successiva. Ora facciamo una catenella e trovandoci al centro dello scialle non dobbiamo far altro che lavorare nuovamente 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nella parte centrale, intorno alla catenella centrale. Quindi 1 e 2. Catenella, di nuovo 2 maglie alte sempre nello stesso punto centrale. Ora facciamo una catenella, saltiamo le 2 maglie alte che abbiamo fatto nel giro sottostante e andiamo direttamente allo spazio creato con la catenella e in questo punto facciamo la nostra maglia alta. Di nuovo una catenella, saltiamo la maglia alta sottostante e nello spazio successivo lavoriamo la nostra nuova maglia alta. Catenella,
andiamo nella penultima maglia alta e lavoriamo una maglia alta. Terminiamo nell'ultima catenella delle tre sottostanti e lavoriamo 3 maglie alte nella stessa catenella. Una, due, e 3. Tre catenelle, una, due e 3, voltiamo e lavoriamo il nostro quarto giro. Facciamo sempre, come al solito, subito 2 maglie alte nello stesso punto da cui siamo partiti con le catenelle. Ora lavoriamo 2 maglie alte sulle 2 successive. Una e 2. Facciamo una catenella e saltiamo la maglia alta sottostante. Andiamo a fare una maglia alta nello spazio della catenella del giro precedente. Catenella, saltiamo la maglia alta, di nuovo una maglia alta nello spazio della catenella sottostante. Catenella, saltiamo la maglia alta sottostante e nello spazio successivo lavoriamo la nostra maglia alta. Facciamo la nostra catenella e siccome ci troviamo nella parte centrale dello scialle, saltiamo tutte e due le maglie alte sottostanti e andiamo a lavorare i nostri due gruppi da 2 maglie alte divisi da una catenella nella parte centrale del nostro scialle. Catenella e altre 2 maglie alte sempre nello stesso punto. Una e 2. Facciamo la nostra catenella, saltiamo il gruppo di 2 maglie alte sottostanti e nello spazio successivo lavoriamo una maglia alta. Catenella, saltiamo la maglia alta sottostante, nello spazio successivo di nuovo una maglia alta. Catenella, saltiamo la maglia alta sottostante e nell'ultimo spazio andiamo a lavorare la nostra maglia alta. Facciamo una catenella e saltiamo la prima maglia alta. Poi facciamo 2 maglie alte nelle 2 maglie alte successive. E per terminare facciamo 3 maglie alte in testa alle 3 catenelle, quindi l'ultima catenella
La utilizziamo per lavorare un gruppo di 3 maglie alte. Una, due, e 3. Per il quinto giro facciamo le nostre 3 catenelle solite e voltiamo il lavoro. Facciamo 2 maglie alte nello stesso punto d'inizio, una e 2. Lavoriamo 3 maglie alte sulle 3 successive, una due e 3. E facciamo una catenella saltando l'ultima maglia alta sottostante di questo primo gruppo. Lavoriamo una maglia alta nello spazio della catenella. E così continuiamo fino ad arrivare al centro dello scialle. Quindi catenella, saltiamo la maglia alta e lavoriamo una maglia alta nello spazio successivo. Di nuovo catenella, saltiamo la maglia sottostante, la maglia alta, e lavoriamo nello spazio successivo una maglia alta. Catenella, saltiamo la maglia sottostante, la maglia alta, e facciamo una maglia alta nello spazio successivo. Siamo arrivati al centro dello scialle, quindi facciamo una catenella, saltiamo il gruppo da 2 maglie alte e all'interno lavoriamo le nostre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte sempre nello spazio centrale. Ecco qua. Ora ricominciamo facendo la nostra catenella, saltando le 2 maglie alte del centro scialle e lavorando una maglia alta nello spazio, catenella, saltiamo la maglia alta, facciamo la maglia alta nello spazio successivo, catenella, saltiamo la maglia alta sottostante, maglia alta nello spazio successivo, catenella, saltiamo la maglia alta sottostante, facciamo una maglia alta nello spazio successivo, che è l'ultimo di questo lato. Ora saltiamo la prima maglia alta che ci troviamo nel gruppo finale, quindi facciamo una catenella e lavoriamo 3 maglie alte nelle 3 maglie alte sottostanti successive. Quindi saltiamo la prima, andiamo nella seconda e lavoriamo 1, 2 e 3. Terminiamo con il gruppo di 3 maglie alte da lavorare in testa alle 3 catenelle iniziali del giro sottostante. Quindi prendiamo la nostra catenella all'interno e lavoriamo una, due e 3 maglie alte.
Abbiamo terminato anche il nostro quinto giro. Tre catenelle e passiamo al sesto giro. Voltiamo. Facciamo due maglie alte nel primo spazio insieme alle 3 catenelle, una e due. Ora noi abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte consecutive. In questo caso lavoreremo 4 maglie alte, tralasciando l'ultima che sarà saltata. Quindi una, due, tre, e 4. In pratica faremo in questo modo per tutti gli altri giri a venire, che lo ripeteremo in questo modo, soltanto che ogni volta avremo una maglia alta in più. Noi le lavoreremo tutte sempre ad esclusione dell'ultima. Allora, dicevamo, adesso abbiamo lavorato le nostre 4 maglie alte, l'ultima la saltiamo facendo una catenella e iniziamo così a lavorare anche all'interno degli spazi sottostanti. Quindi una maglia alta, catenella che serve per saltare la maglia alta sottostante, maglia alta nello spazio successivo, catenella, maglia alta nello spazio successivo, catenella, maglia alta nello spazio successivo, catenella, maglia alta nello spazio successivo, catenella. Saltiamo il gruppo di 2 maglie alte del nostro centro scialle e andiamo a lavorare all'interno della catenella, dello spazio formato dalla catenella tra i 2 gruppi. E qui, come in ogni giro, lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, una e due. Riprendiamo con l'altro lato, quindi facciamo una catenella, saltiamo le 2 maglie alte sottostanti e ricominciamo a lavorare le maglie alte negli spazi del giro precedente. Quindi maglia alta, catenella, saltiamo la maglia alta sottostante, maglia alta nello spazio, catenella, maglia alta nello spazio successivo, catenella, maglia alta nello spazio successivo, catenella, maglia alta nello spazio successivo. Siamo arrivati alla lavorazione della fine del giro, dove abbiamo tutte le nostre maglie alte. Quindi facciamo una catenella, saltiamo la prima maglia alta e facciamo 4 maglie alte sulle maglie alte sottostanti. Quindi una, due, tre, quattro e un gruppo di 3 maglie alte nella catenella finale. In questo modo, 1, 2 e 3. Abbiamo terminato anche il nostro sesto giro e d'ora in poi non dovete far altro che lavorare in questo modo. Si lavoreranno tutte le maglie alte che trovate sulla parte iniziale e sulla parte finale, tranne
In questo caso l'ultima quando iniziate e la prima quando arrivate alla fine. Sopra di queste verrà fatta una catenella. Dopodiché lavorerete in ogni spazio una maglia alta con la catenella per saltare la maglia alta sottostante. Quando arrivate al centro invece fate una catenella per saltare tutte e due le prime due maglie alte del centro e all'interno della parte centrale dello scialle lavorate due maglie alte, una catenella, due maglie alte. Salterete poi le due maglie alte successive e riprenderete come abbiamo fatto nel sesto giro. Non ci resta che ripetere sempre lo stesso giro finché non avremo la misura che più ci piace del nostro scialle. Io ho terminato il mio scialle, ho utilizzato all'incirca 130-140 grammi di filato ed ho ottenuto le seguenti misure. La parte centrale misura 61 cm, mentre la lunghezza, diciamo, sulle spalle raggiunge circa 1,70 m, anche qualcosina in più. Come potete vedere, lavorando si formano queste bellissime righe multicolor, alcune quasi, diciamo, in tinta, altre molto variegate. Riuscite a vedere in trasparenza la parte lavorata con le maglie alte fitte, mentre andando verso la punta abbiamo tutta la parte più traforata a rete. Ora non dobbiamo far altro che completare lo scialle con un piccolo bordo. Allora, sono arrivata alla fine dell'ultimo giro che ho lavorato. Ora faccio 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. E giro il lavoro. Allora, io premetto che ho deciso di fare un bordo abbastanza basso, semplice, perché visto tutta la colorazione dello scialle non credo sia necessario fare un bordo eccessivamente lavorato. Poi però ovviamente voi potete fare come volete. Allora, ripartiamo. Ho fatto le mie 4 catenelle. Adesso, nello spazio di base da cui siamo partiti per le catenelle sopra questa maglia, lavoriamo 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Quindi facciamo 2 gettati sull'uncinetto, entriamo in questo punto e lavoriamo senza completare la maglia alta doppia, quindi facciamo solo 2 passaggi e vedete rimane una soletta sull'uncinetto. Ne facciamo un'altra, 2 gettati, inseriamo l'uncinetto, estraiamo il filo, facciamo un passaggio, 2 passaggi e non completiamo. Abbiamo 3 asolette comprese quelle delle prime catenelle. E facciamo il terzo, di nuovo 2 gettati e lavoriamo questa volta completamente, quindi un passaggio, secondo passaggio e il terzo andiamo a chiudere tutto. Ora saltiamo 2 punti sottostanti e nel terzo facciamo una maglia bassa. Di nuovo 4 catenelle, 3 maglie alte doppie chiuse insieme,
questa è la terza, facciamo un passaggio, il secondo e il terzo per chiudere, quindi facciamo 1 2 1 2 e saltiamo, e nel terzo facciamo la nostra maglia bassa di nuovo e continuiamo così lavorando tutto intorno allo scialle. Siamo arrivati alla fine dello scialle, quindi facciamo l'ultimo motivo. La prima maglia alta doppia senza completarla, la seconda e lavoriamo la terza chiudendo tutte le asolette. Ora abbiamo 1 2 3 e 4 punti, facciamo come se fossero 3 e chiudiamo nell'ultima maglia. A questo punto possiamo tagliare il filo e fermarlo. Ecco, questo è il nostro bordo. Vedete? Il centro è formato da uno dei motivi e l'effetto è leggermente rigonfio, è come una nocciolina, diciamo. Anche per questo tutorial è tutto, spero che vi sia piaciuto. Ringrazio di nuovo filatiromance.com. Vi consiglio di dare un'occhiata al negozio Filati Romance, soprattutto perché se decidete di acquistare questo filato troverete dei fantastici colori oltre a quello che ho utilizzato io. Bene, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo tutorial. Ciao a tutti e buon lavoro da Lilla.